Dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il peccato ingiuria Dio, lo disonora e con ciò sommamente l'amareggia. Non vi è amarezza più sensibile che il vedersi pagato di ingratitudine da una persona amata e beneficata. Con chi se la piglia il peccatore? Ingiuria un Dio che l'ha creato e l'ha amato tanto, che è giunto a dare il sangue e la vita per suo amore. Ed egli commettendo un peccato mortale lo discaccia dal suo cuore. In un'anima che ama Dio, viene Dio ad abitarvi. Se qualcuno mi ama, il Padre mio lo amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Notasi, faremo dimora. Dio viene nell'anima per starvi sempre, sicché non la lascia se l'anima non lo discaccia. Non deserit nisi deseratur, come si dice nel Tridentino. Ma, Signore, voi già sapete che quell'ingrato fra un altro momento già vi caccerà. Perché non vi partite ora? Che volete aspettare che egli proprio vi discacci? Lasciatelo, partitevi prima che egli vi faccia questa grande ingiuria. No, dice Dio, io non voglio partirmi sino che proprio esso non mi discaccia. Dunque, allorché l'anima consente al peccato, dice a Dio: Signore, partitevi da me. Impii dixerunt Deo recede a nobis. Libro di Giobbe, capitolo 21, versetto 14. Non lo dice con la bocca, ma col fatto. Recede, non verbis, sed moribus, dice San Gregorio. Già sai il peccatore che Dio non può stare col peccato. Vede già che peccando deve partirsi Dio, onde gli dice: Giacché voi non potete starvi col mio peccato, e voi partitevi, buon viaggio. E cacciando Dio dall'anima sua, fa che entri immediatamente il demonio a prenderne il possesso. Per quella stessa porta per cui esce Dio, entra il nemico. Allora va, si prende altri sette spiriti peggiori, ed entra a prendervi dimora. Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 45. Quando un bambino si battezza, il sacerdote intima al demonio: Esci da lui, spirito immondo, e cedi il posto allo Spirito Santo. Sì, perché quell'anima, ricevendo la grazia, diventa tempio di Dio. Non sapete che siete tempio di Dio? Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 16. Ma quando l'uomo consente al peccato fa tutto l'opposto. Dice a Dio che sta nell'anima sua: Esci da me, Dio, e cedi il posto al diavolo. Di ciò appunto si lamentò il Signore con Santa Brigida, dicendo che egli dal peccatore è come un re discacciato dal proprio trono. Qual pena avreste voi se riceveste un'ingiuria grave da taluno che aveste molto beneficato? Questa è la pena che avete data al vostro Dio, che è giunto a dar la vita per salvarvi. Il Signore chiama il cielo e la terra quasi a compatirlo per l'ingratitudine che gli usano i peccatori. Udite cieli, ascolta terra, perché il Signore dice: Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Libro di Isaia, capitolo 1, versetto 2. Insomma, i peccatori coi loro peccati affliggono il cuore di Dio. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Libro di Isaia, capitolo 63, versetto 10. Dio non è capace di dolore, ma se mai ne fosse capace, un peccato mortale basterebbe a farlo morire di pura mestizia, come dice il padre Medina. Sicché, come dice San Bernardo, il peccatore, allorché commette un peccato mortale, dà per così dire il veleno a Dio. Non manca per lui di togliergli la vita. Exacerbavi dominum peccator. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 4. E secondo, dice San Paolo, si mette sotto i piedi il Figlio di Dio. Qui filium Dei conculcaverit. Chi avrà calpestato il Figlio di Dio? Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 29. Mentre disprezza tutto ciò che ha fatto e patito Gesù Cristo per togliere il peccato dal mondo. Dunque, mio Redentore, sempre che io ho peccato, vi ho discacciato dall'anima mia,
ed ho posto l'opera per togliervi la vita, se mai voi aveste potuto morire. Or sento che voi mi domandate, quid feci tibi, aut in qua contristavi te? Rispondemi, che male ti ho fatto io, mi dite, che disgusto ti ho dato, che tu m'hai dati tanti disgusti? Signore, mi chiedete che male m'avete fatto? Mi avete dato l'essere e siete morto per me. Ecco il male che mi avete fatto. Che voglio dunque rispondervi? Vi dico che merito 1000 inferni. Avete ragione di mandarmici, ma ricordatevi di quell'amore che vi fece morire per me sulla croce. Ricordatevi del sangue sparso per amor mio ed abbiate pietà di me. Ma già intendo, voi non volete che io disperi. Anzi, mi fate sapere che state alla porta del mio cuore, dal quale vi ho discacciato, e bussate con le vostre ispirazioni per entrarvi. Ecco, sto alla porta e busso, libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. E mi dite che v'apri. Aprimi, sorella mia, libro dei Cantici, capitolo 5, versetto 2. Sì, Gesù mio, io ne discaccio il peccato, me ne dolgo con tutto il cuore, e v'amo sopra ogni cosa. Entrate, amor mio, la porta è aperta. Entrate e non vi partite più da me. Stringetemi a voi col vostro amore e non permettete che io abbia a sciogliermi più da voi. No, mio Dio, non ci vogliamo più separare. Io v'abbraccio e vi stringo al mio cuore. Datemi voi la santa perseveranza. Ne permittas me separare a te. Maria, madre mia, soccorretemi sempre. Pregate Gesù per me, ottenetemi che io non abbia da perdere più la sua grazia.